Buonasera, benvenuti. Siamo arrivati. Ui, quanta gente! Siamo arrivati. No, gente che conosciamo. Siamo arrivati, se ho ben contato, al terzo incontro di questa serie di dialoghi sul concetto e sull'attualità del dispositivo foucaultiano, ideati da Roberto Diodato e da me. Grazie di questa partecipazione. Oggi il nostro fuoco si concentrerà sugli aspetti etici, sugli aspetti politici del concetto di dispositivo, con due ospiti che mi piace moltissimo avere a confronto, e ringrazio anche Roberto, insomma, per aver ideato un po' insieme questo confronto: Salvatore Natoli e Fausto Colombo. Li presenterò separatamente. Salvatore Natoli è stato un allievo di Emanuele Severino presso la Cattolica, e ho scoperto, leggendo la sua biografia, che anche lui è stato come me in Augustinianum. Ha insegnato logica all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha insegnato però anche filosofia della politica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano e filosofia teoretica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Milano Bicocca. Ha una produzione bibliografica molto ampia. Come saprete, insomma, il suo lavoro filosofico ha lavorato intorno a quelle che diciamo potremmo chiamare con Foucault le forme della cura del sé, le forme dell'etica. Ha lavorato per esempio molto sulla felicità, sul dolore, le forme dell'etica individuale, ma anche dell'etica sociale, al di là, diciamo, di una immediata riconduzione religiosa di queste forme. Il suo ultimo libro, L'animo degli offesi e il contagio del male, è dedicato ai Promessi Sposi. È una lettura dei Promessi Sposi, a me sembra che ha un elemento di genialità nel triangolare l'opera di Manzoni tra tre grandi autori, che sono Giovanni Macchia, Ezio Raimondi, ma anche, e qui secondo me sta l'aspetto geniale, Primo Levi. E quindi il tema del male, del dolore del male, viene profondamente attualizzato, e io penso che all'interno di questo libro troviamo già, e su questa battuta poi gli do un'assoluta libertà la parola, troviamo già, diciamo, il confronto tra due grandi dispositivi, ciascuno dei quali paradossalmente può essere definito, come accenna Salvatore, un dispositivo razionale. Uno di questi è la provvidenza manzoniana e l'altro è il Lager, paradossalmente, ma neanche troppo, il Lager. Tutto questo libro, a mio avviso, vive nel dialogo, nell'opposizione, le scintille che scatena l'opposizione di questi due dispositivi, tutti e due, ripeto, paradossalmente razionali. A lui la parola, e grazie di cuore per aver preso parte anche negli precedenti incontri alla nostra riflessione. Ringrazio per l'invito a questo ciclo, ringrazio anche perché è un'occasione di incontro tra amici, e anche per l'importanza dell'argomento. Di definizioni circa il dispositivo ce ne sono tante, più o meno omogenee, lo si può definire in diversi modi, o meglio identificare. È importante in questo caso distinguere tra definire e identificare, perché stando alla logica, dal punto di vista foucaultiano, un dispositivo si identifica perché lo si coglie nell'esercizio, mentre la definizione in qualche modo è una forma di fissazione, di astrazione. Ecco, ma qual è lo sfondo
entro cui questi dispositivi si attivano. Si può parlare di un predispositivo? Si può parlare di uno spazio antecedente ai dispositivi? I dispositivi creano uno spazio o si instaurano uno spazio? Già, queste sono delle domande preliminari. Tenuto conto che la dimensione della spazialità come spazio entro cui si istituisce qualcosa e come spazio che è prodotto da qualcosa, è essenziale alla comprensione del dispositivo. A partire, per esempio, da uno spazio elementare primario che è il corpo. Allora, come possiamo in qualche modo identificare l'insorgere, il disporsi di questi dispositivi? C'è un campo? Beh, la metterei così. La realtà, è già una parola molto forte, ma certamente la società è un campo disseminato di forze. Quindi l'elemento energetico entro cui si attiva il dispositivo sono le forze in campo. E qui diciamo che la filosofia, punto di vista filosofico, se così lo vogliamo chiamare, che apre questo orizzonte è certamente nietzschiano. La realtà come puntuazione di forza. Notare puntuazione di forza, cioè non una fonte energetica fluente di forza come la volontà di Schopenhauer, che sarebbe metafisica, ma punti di forza disseminati. Quindi c'è questo sfondo energetico che si dice della società, ma si potrebbe dire anche della natura. Ma non è il campo che d'abitudine esplora Foucault, né tantomeno quelli che lavorano sul dispositivo, se c'è l'unica cosa naturale, se così la vogliamo chiamare, su cui lavorano, o senso primaria, è il corpo, perché il corpo è natura. Allora, cos'è il dispositivo? Il dispositivo è l'insieme di procedure, di decreti, di regolamenti, di norme che regolano le relazioni di forze in campo rispetto a un determinato campo. Perché se in generale noi possiamo parlare della realtà come un campo di forze disseminato, però, quando noi lo andiamo a vedere in concreto, questo campo di forze è di volta in volta definito. Anzi, il movimento stesso delle forze crea il campo. Il movimento stesso delle istanze similari genera il campo. Ci sono forze che convergono o divergono, voi in modo casuale? Voi in modo, direi, di somiglianza spontaneo. Se voi immaginate un qualsiasi conflitto, ci sono delle forze che convengono, si orientano sull'elemento del conflitto. Ci sono altre forze invece che si orientano su altre aree.
Quindi il movimento delle forze definisce il campo. Quindi è un campo non uniforme, no? Proprio perché le forze sono puntuazioni, le relazioni tra forze rispetto a una certa tendenza o movimento definiscono il campo. E il loro mettersi insieme, aggregarsi, disaggregarsi, fa sistema. Cioè ci sono dei meccanismi, delle regole che in qualche modo performano, ritualizzano, rendono coerente questo movimento. Perché altrimenti, se così non fosse, non si potrebbero neanche scontrare o incontrare, essendo lo scontro e l'incontro una relazione, e in quanto è una relazione già è di base un rituale. Usare un'arma per uccidere un avversario non è solo una cosa che mi faccio io. La trovo. O se me la faccio in funzione dei movimenti dell'avversario, delle mosse dell'avversario. Parto a livello elementare, ma normalmente non è così. Non c'è stato un qualcuno che ha fabbricato un'arma, ecco, il dispositivo era un insieme di assestamenti in base a cui si regolano relazioni rispetto a una istanza, a un problema o a un'esigenza. Allora, questo sistema che mette in atto relazioni, produce relazioni. E dico sistema perché poi assume una regolarità, un ritmo, perché altrimenti se ci fosse solo eccedenza ci sarebbe dispersione della forza. Ecco, questo meccanismo che rende coerente il sistema di relazioni costituisce appunto un definito e delimitato campo di forze così disposto. Rispetto a cosa? Rispetto a una emergenza. Qui la cosa interessante di Foucault, quello che lui ha in primo luogo messo fuori campo, è il continuismo. Cioè, non c'è un meccanismo semplice di successione nei dispositivi. Dispositivi nascono, dispositivi spariscono a secondo istanze, campi di forza che delimitano, ma non si può dire che ci sia una successione. Non si può dire neanche che l'uno prepari il terreno dell'altro. Quando lui andò al Collège de France e commemorò Hippolyte, si rese conto di questa difficoltà quando disse che Hegel è l'ombra che ci sembra di avere allontanato per sempre, ma costantemente ritorna. Si torna a fare una sintassi generale. Quindi ha rotto la continuità storica, ha eliminato il trascendentale astratto, costituente, il pensiero, perché il pensiero è in queste sue prassi, ed è venuto fuori l'a priori storico. L'a priori storico già è una mappatura di campi di forze, è a priori perché è una mappatura di campi di forze. Allora, il potere, se così lo identifichiamo, è l'insieme dei dispositivi in forza dei quali si regolano rapporti di potenza. Il potere è l'insieme dei dispositivi. Quindi il potere non è uno. Lo chiamiamo per astrazione il potere. Ma esistono i poteri,
non a caso uno dei suoi testi più celebri è intitolato appunto La microfisica del potere. La microfisica del potere vuol dire che, e qui è nicciano sino in fondo, se tutto ciò che esiste è una puntuazione di forza, il potere è disseminato e tutti hanno una certa quantità di potere. E il potere vuol dire fondamentalmente due cose. Messa in opera di un insieme di regole che ordinano, il potere performativo fa agire, fa fare, fa lui stesso, mette in atto, e le forme del mettere in atto sono le più disparate. Da quella più elementare, arcaica, fisicamente visibile, che è il sistema della costrizione, cioè il potere che costringe, e poi più avanti il potere che convince, il potere che persuade. Il potere che impedisce e il potere che fa fare. E tanto più assimila quanto più fa fare. Tanto più tende a essere rifiutato quanto più non fa fare. E quindi la grande rivoluzione è che il dispositivo è un dispositivo attivo, repressivo ed insieme produttivo. L'endiade più profonda è repressivo-produttivo. Ultima parola, pur nelle sue diverse forme, nei suoi diversi dispositivi, a secondo di ciò che mette in forma, perché il dispositivo mette in forma, a secondo dei diversi dispositivi, diversi rispetto all'oggetto, rispetto all'emergenza che li fa nascere, e si presenta, e questo diventa un problema, come pervasivo. E qui io pongo un primo dilemma, che non risolverò stasera, ma è un dilemma che è stato posto da tanti alla ricerca freudiana. Se la sua sia una critica del potere, se sia un'archeologia del potere, se sia una genealogia del potere. Sarebbe sbagliato ritenere che sia una critica del potere, perché questo sarebbe un modo marxista di leggere Foucault, critica dell'economia politica. Tra l'altro Foucault riconosce che ha molti debiti nei confronti di Marx, però per ragioni ben diverse. Per esempio la lotta, le potenze sono in lotta. Però in un sistema disseminato sono in lotta, ma la lotta non è di classe, perché la lotta di classe polarizza la società, ma in un sistema di disseminazione non si può parlare della lotta di classe in una società polarizzata, perché i punti di lotta, le puntuazioni di forza sono irriducibili, e se si aggregano in un certo momento c'è un dispositivo che li aggrega.
Ma i dispositivi, ecco, l'altra cosa che dicevo, come nascono? Nascono in uno spazio, si crea uno spazio, non sono perpetui, si dissolvono. I dispositivi non sono eterni nella loro specificità, ma nel campo di forze sempre ne sorgono. Allora il potere è pervasivo. Repressivo attivo, lasciamo stare se è repressivo attivo, ma si può immaginare una dimensione di realtà che stia fuori dal potere? Parrebbe che Foucault faccia una indiretta apologia del potere. Ciò che sempre è e dappertutto è e rispetto a cui mai è possibile uscirne. Eppure, se c'è una modalità di uscirne, non è l'assenza di potere, non è la dimensione anarchica. Ma se ne esce perché in qualche modo un qualche dispositivo, qualunque esso sia, porterò poi degli esempi così sarà chiaro, un qualche dispositivo a un certo momento nella mutazione del campo di forze viene ad esaurimento. E quindi ci sono punti di dissidenza. Qual è l'inganno? L'inganno è che molte volte noi non comprendiamo il dispositivo come dispositivo, ma lo riteniamo essere un'ovvietà, un'eternità. Noi operiamo dentro dispositivi, ma spesse volte ne ignoriamo la loro storicità, la loro emergenza. Allora, in questo senso, Foucault è critico. Perché mostra come un dispositivo che primo acchito è ritenuto una ovvietà, una costante, quindi non è ritenuto un esercizio, ma un qualcosa che abbia a che fare con la permanenza del mondo, e quindi viene trattato a questo punto come idea, come dottrina, come ideologia, mentre per Marx le idee, per Foucault le ideologie esse stesse sono dispositivi, no? una biblioteca è un dispositivo. Che cosa è più importante, la biblioteca o il libro? Beh, nella logica di Foucault è più importante la biblioteca, perché è soltanto in un dispositivo di lettura e di lettori che si legge questo o quel libro. Mai un libro verrebbe letto se non ci fosse un dispositivo di lettori e di libri, se non ci fosse la cultura del libro. Mentre noi ci siamo presi molte volte dall'idea che c'è un libro che dà il senso del mondo. Ora, è anche vero che ci sono dei libri più illuminanti di altri, su questo non c'è nulla di dubbio, no? Però l'idea di pensarli fuori dal dispositivo vuol dire eternizzare le idee e non tener conto del contesto entro cui questo si è prodotto ed è diventato attivo. Allora capite bene come tutta la società sia fatta di dispositivi, un dispositivo di lettura, un dispositivo che organizza la salute, che si pone il problema della malattia e della morte. Allora qui è esemplare, per esempio in Foucault è stata una delle prime fasi della sua vita la nascita della clinica, cioè mostrare come cambia lo sguardo medico, la postura medica nei confronti della malattia.
E quindi il trattamento non è un punto di vista personale del medico, ma cambia il punto di vista sulla malattia. E ci vogliono certe condizioni o certe crisi perché questo accada. Quindi i dispositivi sono diffusi, i dispositivi sono esauribili, perché c'è a un certo momento una variazione di contesto, diremmo un'alterazione di campo, che li rende inefficaci e quindi si scompongono. E producono effetti, l'altro tema fondamentale, effetti di verità, e qui c'è l'altra questione importante di Foucault, producono effetti di verità per eterogenesi dei fini. Cioè da un dispositivo emergono effetti che chi o l'insieme che ha prodotto il dispositivo, perché non c'è mai un chi individuale, o proprio non c'è in assoluto, lo ha prodotto per regolamentare un certo oggetto, e guarda caso questo dispositivo, una volta impiantato, ha aperto un altro spazio e ha fatto apparire un altro oggetto. Ecco perché il dispositivo non ha successione ma ha discontinuità, è obliquo. Portiamo un esempio classico di Foucault, la follia, la nascita della follia, no? C'erano dei dispositivi che regolavano l'anomalia dei comportamenti, c'erano dei dispositivi che regolavano comportamenti anomali. Che venivano definiti follia. Foucault scrive la storia della follia. Non scrive la storia della psichiatria. Anche se poi ci saranno pagine e pagine e pagine dedicate a questo. Scrive la storia della follia. In un punto di passaggio. In un punto di passaggio. In cui da soggetto l'esperienza folle diventa oggetto, da titolare del suo racconto diventa inevitabilmente oggetto del racconto di altri. Com'era la follia nel Medioevo? Andavano da una parte all'altra, liberamente, o molte volte venivano imbarcati su delle barche senza destinazione. Mandati a morire. C'era una liturgia religiosa, si muovevano intorno ai santuari. Perché la dimensione del folle era un rapporto con l'alterità e quindi col divino, con la mantica. Secondo l'espressione della Bibbia, no? Hai messo la verità sulla bocca dei folli e dei bambini, che non hanno censure, dicono la verità, che non è loro, molte volte. La parola è eccedente, il delirio ti porta la verità che viene da lontano, da un altro, no, la follia platonica. C'era un dispositivo dove i folli erano titolari del discorso, e qual era? Era il dispositivo mantico-religioso. Benedetti o maledetti da Dio. Dio fa impazzire coloro che vuol dannare. Questo era il vocabolario attraverso cui si interpretava il folle, ci si rapportava al folle, un dispositivo religioso metafisico, con tutti i rituali che c'erano di addomesticamento dei folli, di benedizione, no? Se ne andavano secondo questo codice, erano visti così, era un campo di forze agito e governato in questo spazio di esperienza, in questo dispositivo
mistico-sacrale e anche di pietas. Hanno l'anima, non hanno l'anima? A un certo momento succede qualcosa che non ha nulla a che fare con la follia. Un decreto di ordine pubblico. Bisogna ripulire le città. E quindi tutto ciò che dà disturbo, per un'operazione di politesse, deve essere tolto di mezzo. Per l'igiene pubblica. Quindi c'è un'operazione di polizia, nel doppio significato che aveva la polizia, perché la polizia aveva il significato della coercizione, ma anche polites, del tenere pulito lo spazio pubblico. Venendo qui ho visto che adesso i barboni ci sono anche in piazza San Babila, ma questo nel 600-700 togliere, e dove li mettiamo? Li interniamo, cioè il grande internamento, un dispositivo di ordine pubblico, ripulire le città. E allora ci mettiamo gli ubriachi, i malati, i mendicanti e le persone strane che vengono internate in quanto bisognava ripulire lo spazio pubblico. Ma questo meccanismo dell'internamento produce uno spazio di osservazione tale che quando sono tutti internati non sono affatto uguali. Si comincia a capire, no, che l'ubriacone ha una condotta dissipata, ma ha una possibilità di comunicazione, di discorso comunicativo. E abbiamo invece qualcuno che non è capace di comunicare, cioè è chiuso in se stesso. Non ha parola. E infatti il folle non può essere chiamato in tribunale a testimoniare perché è amentes. Ha una ingiunzione di tipo giuridico prima ancora che medico. Ma poi cade sotto lo sguardo medico. E quindi dall'internamento che aveva un'intenzione di ordine pubblico, e quindi il dispositivo dell'internamento, si crea una condizione in cui questo dispositivo genera qualcosa che non era nella sua logica originaria di regolamento, cioè un campo di osservazione che dà luogo a un altro dispositivo. Cioè non è più la follia a parlare, tanto non può parlare, è demens, allora c'è qualcuno che parla per lei. E nasce la psichiatria. È chiaro che il dispositivo precedente, col riassetto della società, con la circolazione delle ricchezze, con una diminuzione dei poveri di strada e così via, deperisce. È un dispositivo che decade perché il campo di forza è cambiato. E se ne apre un altro. Capite bene allora cosa vuol dire dispositivo, spazio, campo di forze? In cui costantemente, e chiudo, salvo poi riprendere, ma sarà, in cui si costruisce l'oggetto e il soggetto del dispositivo. Perché il dispositivo opera su soggetti, ma i soggetti in quanto
messi in forma dal dispositivo diventano essi stessi oggetti. O per altra via, in quanto attivati dal dispositivo, perché il dispositivo li attiva, diventano a loro modo un certo modo di essere soggetti. Perché tu diventi soggetto a secondo del protagonismo che il dispositivo ti dà. Esempio velocissimo, perché a un certo momento si crea una giurisprudenza come corpo autonomo, anziché giudici locali, e quindi uno strutturarsi della giurisprudenza come potere. Qui c'entra il discorso sapere-potere, perché il dispositivo è azione che diventa competente, no? Perché? Perché quando il delitto era il delitto di strada, il soggetto che passa con una carrozza e viene ucciso, o delitti criminali soprattutto nella forma dell'assassinio, nelle case, erano tipologie di diritti territorialmente definiti, avvenivano dentro un certo territorio. Con il protocapitalismo e con il mercantilismo si accrescono le ricchezze. E la ricchezza, a differenza degli altri beni, è un bene mobile, è di trasporto. E quindi la delinquenza cosiddetta non è più localizzabile in un territorio unico sotto la giurisdizione del feudatario, che è anche giudice, ma passa da un territorio all'altro. E quindi c'è bisogno di una giurisprudenza che sia uniforme rispetto a una criminalità diventata mobile. E allora si crea un dispositivo giuridico in cui non c'è il re che cede il potere ai giudici, ma è l'esigenza sociale che permette al corpo di giudici di farsi dispositivo della giustizia. Quindi non c'è una concessione. Se voi leggete Foucault, di queste cose se ne possono dire tante, ma capite che cos'è il dispositivo. Allora, un campo di forze che si attiva, un dispositivo che produce il suo oggetto, che costantemente si deangola rispetto a se stesso perché non decide di ciò che succederà dopo, perché immette un qualcosa di imprevisto. E quindi, contro lo strutturalismo che è continuista, la posizione di Foucault, i dispositivi sono discontinui, persistenti ma discontinui. E poi più avanti altre forme di dispositivi per la costruzione del soggetto coscienza, per esempio il rapporto del soggetto con la propria corporeità, no? Con il problema del proprio corpo, tutta la tematica della confessione, per esempio, e quindi la scoperta dell'interiorità, il rapporto con la propria pulsionalità. E c'è un dispositivo dove questo viene chiaramente alla luce, è il dispositivo che permette questo tipo di soggettivazione del corpo nella forma del desiderio, ed è la direzione spirituale ed è la confessione, dove non è tanto l'atto ma il racconto dell'atto, perché l'atto consumato finisce, l'atto non consumato viene costantemente narrato, e l'atto consumato nel termine della colpa viene continuamente patito come colpa, come impurità. E allora che tipo d'uomo emerge? Altro dilemma.
che cosa è mai l'uomo? Se si produce in questi dispositivi, ha perso l'essenza. E questa è l'altra obiezione che si fa a Foucault. Grande studioso della dissidenza e del dispositivo. Ma cosa resta dell'uomo? È probabile che in Foucault stesso qualcosa resti. O almeno nel Foucault natolizzato. La faccio breve. Dinanzi a queste dinamiche performative dei dispositivi, che quindi riducono il soggetto alle operazioni che il dispositivo impone e non può uscirne, se la nostra potenza è una dimensione plastica che il dispositivo manipola e gli dà forma, se riprendiamo la filosofia antica, l'etica del sé, io sono una potenza performata da dispositivi in cui opero. Qual è l'unico modo attraverso cui io posso trovare la mia identità? Sottraendomi. Cioè a dire cercando di avere un dominio su di me tale che possa sottrarmi al dominio che mi manipola. Questa Anatoli la chiama ascesi, che non è rinuncia, ma è costituirsi come punto di resistenza e di tenuta rispetto a ciò che vuole plasmarmi fuori di me. E questa è la forma più alta di rivoluzione. Perché se c'è un modo in cui la rivoluzione non si è fatta, è con la liberazione. La liberazione dei nostri desideri, l'idea di avere diritto a tutto, di pretendere tutto e quindi di mettere la nostra energia psichica desiderante a disposizione di coloro che su di essa investono e dominano. Le macchine desideranti, la liberazione sessuale, eccetera, eccetera, non ha prodotto identità, ma una nuova soggezione, il titillamento del desiderio e quindi la tendenza costante a desiderare di più con il rischio di essere frustrati senza poterlo ottenere. E di questo di più, quanto ci è davvero necessario? Costituirsi come punto di resistenza e come dissidenza è il modo per problematizzare un dispositivo. Tra l'altro sempre e per ogni dispositivo il punto che lo mette in questione è sempre un punto di dissidenza. E da questo punto di vista la filosofia di Foucault è una filosofia della vita, perché è partendo dalla rivolta nelle carceri che si pone il problema della penalità. E partendo dalla crisi della psichiatria che si pone il problema della follia. Quando saltavano i manicomi, quando si occupavano le carceri, c'era il segno evidente che quel dispositivo qualche problema lo aveva. Quelle sono dissidenze istituzionali.
l'ascesi, la dissidenza individuale e quindi in quanto capacità di sottrarsi anche in qualche modo di essere liberi. Grazie a Salvatore Natoli. Mi sembra inutile, insomma, chiosare. È stato un discorso molto, molto, molto chiaro e molto lineare anche nei suoi sviluppi ultimi. Diciamo che dal tuo discorso, a mio avviso, tra le tantissime piste, tra le tantissime questioni che emergono, indubbiamente c'è anche quella di una domanda su quanto sia percepibile un dispositivo, quanto dia luogo ad una possibile aistesis. Per esempio, quando tu descrivevi molto bene i giochi di forze, a me veniva in mente la pittura di Francis Bacon descritta da Deleuze, quindi il gioco dei diagrammi, esattamente come delle mappe delle forze che in quel momento stanno disegnando un campo. E questo naturalmente ci porta anche ad una questione che tu hai adombrato, ma che adesso penso Fausto possa sviluppare, della relazione tra le forme tecnologiche, le forme tecnologico-mediali e i dispositivi. Tenuto fuori intenzionalmente. Certo. Che è esattamente, diciamo così, il passo successivo, cioè tu sei arrivato, secondo me, molto opportunamente a parlare dei dispositivi, all'esperienza che si fa dei dispositivi e la maniera in cui si possa instaurare una controesperienza partendo dal sé. Come all'interno dei media, quanto questo è possibile, quanto questo è auspicabile, quanto questo. Ma adesso questo era solo per preparare un pochino il terreno per Fausto Colombo, che vi presento molto rapidamente. Fausto Colombo insegna teoria dei media e media e politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano. È stato titolare recentemente nel 15 della cattedra UNESCO presso l'Università Stendhal di Grenoble e nel 17 visiting professor all'Università Lumière Lyon 2, a Lione ovviamente. È direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dello Spettacolo, fondatore nel 95 dell'Osservatorio sulla Comunicazione, e autore di un gran numero di saggi. Ricordo soltanto, perché in qualche modo c'entra con le cose che diremo, il libro Il potere socievole del 2013, in cui analizza con strumenti foucaultiani i social media. Lo ringrazio moltissimo di essere qui e gli cedo molto volentieri la parola. Grazie dell'invito. Confesso che dopo aver sentito Salvatore Natoli la tentazione di dire grazie è stato bello, ci vediamo la prossima volta è molto forte. Vedrò di fare nei limiti del possibile la mia parte, concentrandomi appunto sulla questione dell'applicazione della nozione di dispositivo in Foucault ai media, cominciando da un'osservazione un po' stupida, un peu bête, che è che Foucault non parla di media, quindi, come dire, ogni applicazione della nozione di dispositivo foucaultiano, posto che parli di dispositivo, questo sarebbe, ma l'applicazione di questo concetto è molto problematica, perché obiettivamente forziamo un'applicazione. Concordo assolutamente con la illuminata descrizione che Salvatore Natoli ha fatto: il dispositivo foucaultiano è una macchina sociale. È una macchina sociale ed è una macchina in fondo, e quando dico macchina uso una metafora riduttiva del concetto di dispositivo, diciamo di costruzione e distruzione dell'identità. Ma quando negli anni 70 gli psicanalisti francesi inchiodano Foucault davanti alla necessità di trovare bene un nome per questa cosa che lui chiama senza chiamarla,
e alla fine si accordano sul fissare questa complessità concettuale nella nozione di dispositivo, nella parola dispositif, e nella nozione di dispositivo, in realtà questa cosa viene a fagiolo per gli studiosi di media. Perché? Perché viene letta come una possibile soluzione a un problema che accompagna la nascita dei media. E questo problema si dice semplicemente: ogni volta che nasce un nuovo medium, e dall'Ottocento in poi, dalla macchina tipografica alla fotografia, alla daguerrotipia dell'Ottocento, al cinema della fine dell'Ottocento, alla capacità di stampare immagini illustrate, poi verranno la radio, poi verrà la televisione, poi il cinema diventerà sonoro e poi diventerà colori, avanti. Ogni volta che arriva una novità tecnologica scatta nei primi commentatori quella che potrei definire quello che potrei definire il ghigno determinista, cioè è nata una nuova tecnologia e quindi, per la natura stessa della tecnologia, una frattura nella cultura e soprattutto nell'arte verrà a determinarsi. Quando nasce la daguerrotipia, i confronti vengono fatti con cosa? Non c'è niente di simile. E quindi viene fatto con la pittura. E quindi alcuni commentatori cominciano a dire allora è chiaro che l'arte non sarà più la stessa, per il semplice fatto che una tecnologia è nata. Questa tecnologia sposta il significato dell'arte, anzi la sostituisce, e quindi l'arte dovrà essere qualcos'altro. Guardate che è una tentazione che ci prende continuamente anche gli storici dell'arte, che ogni tanto si trovano a dire insomma è chiaro che il ritratto, perché arrivano le avanguardie? Perché la fotografia fa il mestiere che faceva prima la pittura attraverso il ritratto o il paesaggio, tutte cose che la daguerrotipia faceva in modo non migliore ma più facile. Però è chiaro che le cose non funzionano così. Vi faccio due esempi legati al medium su cui sto lavorando io in questo momento e poi vengo al web, insomma ai social media, al signor Zuckerberg e al suo Facebook, a quello che ci sta capitando in questi giorni. Questo medium è la fotografia. Prendiamo il caso di quello che fa a un certo punto Benjamin nel ricostruire negli anni 30, come sapete Benjamin lavorando ossessivamente su questa svolta del moderno, indaga più in due modi la fotografia. Una è nella Parigi, insomma, in queste sue note per fare il volume su Parigi, capitale del XIX secolo, fa il famoso saggio che tutti citano spesso chiamando il suo autore Benjamin, che è l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che appunto discute il significato della fotografia in relazione all'aura e le nuove forme di relazione con il reale, ma scrive una straordinaria opera meno letta e meno citata, che è La piccola storia della fotografia, che è un'opera che merita di essere riletta, perché nella piccola storia della fotografia, in sintesi, Benjamin racconta la storia della fotografia mettendo insieme quattro diversi elementi. Non lo fa in modo sistematico, d'altronde sarebbe stato chiedergli troppo. Però mette assieme la tecnologia, dice guardate com'è cambiata la fotografia dalla daguerrotipia delle origini alla fotografia istantanea degli anni 30. Quindi lui, come dire, la tecnica fotografica, quando ne parla bene, è un secolo ormai. Dice, primo. Secondo, guardate come sono cambiati i fotografi.
e lo dice da due punti di vista. Dice perché ci sono, parla di tre generazioni di fotografi, ma perché parla di come i fotografi costruiscono il proprio statuto di fotografi. Allora dice, i primi fotografi si consideravano in fondo degli eredi dei pittori, e quindi i primi ritratti richiedono tecnicamente anche un tempo di esposizione piuttosto lungo. La lastra del daguerrotipo è unica e quindi assomiglia, diciamo, ancora un po' all'opera pittorica. Ma poi i fotografi successivi, che hanno a disposizione macchine diverse, cambiano completamente la loro logica, si professionalizzano, non sono più artisti, diventano dei commercianti. Non ti danno più la lastra da mettere sotto vetro o da tenere in una confezione preziosa come se fosse un gioiello, ti danno degli album fotografici. E qual è il rituale di visione della fotografia? Prima appunto era guardata come un quadro, poi diventa una cosa che quasi si legge, e poi arrivano i giornali, e allora, terzo elemento, qual è il mezzo di trasmissione della fotografia? Cambia anche quello, dal quadro al giornale illustrato. E poi, quali sono le pratiche? Come viene usata la fotografia? Ecco, straordinariamente in quel documento degli anni 30 c'è già la complessità dei media. I media non sono solo la loro tecnologia, sono un mix eterogeneo di fattori, la cui evoluzione, pensate un po', abbiamo sentito il racconto di Natoli del pensiero foucaultiano, che è soggetto a continue discontinuità, se mi passate l'ossimoro. E non solo, ma queste discontinuità non arrivano solo dalla tecnologia, ma da trasformazioni molto più complesse. Quando? Esattamente negli anni in cui Foucault lavora su Sorvegliare e Punire, Susan Sontag scrive i suoi saggi sulla fotografia. E che cosa indaga? Indaga una quantità enorme di elementi che costituiscono la fotografia. Per esempio, dice, dovremmo studiare la forma di conoscenza che la fotografia suppone, e la filosofia della fotografia è il positivismo. La filosofia che sta alla base della nascita della tecnica fotografica è il positivismo, che ti dice l'unico modo di conoscere è dare a vedere, affidare alla macchina la registrazione del reale, eliminare, virgolette, la soggettività. E poi Sontag dice, ma è possibile eliminare la soggettività? No, se non altro per un motivo, non solo perché la macchina fotografica viene messa in un punto piuttosto che in un altro, in un istante piuttosto che in un altro, ma ancora di più perché quando io guardo la fotografia incorro in questo terribile paradosso, che la fotografia più brutta del mondo, che ci racconta la cosa più tremenda, come i bambini con la bava alla bocca di Duma, quella fotografia più tremenda, ahimè, ha una sua bellezza. La fotografia più brutta ha una sua bellezza. Fa un po' quell'effetto, questo non lo dice Sontag, lo dico io, fa un po' quell'effetto famoso del Titanic. Voi sapete che mentre la gente si allontanava dal Titanic, come testimoniano le indagini, alcuni di loro sono annegati perché potevano allontanarsi di più, ma a un certo punto si sono fermati e si sono girati a guardare la nave che si inabissava. Questo fascino del pericolo, questo abisso che, come dice Nietzsche, ci chiama, è un elemento molto importante. Perché vi ho fatto questi due esempi? Per darvi l'idea di come era, come se gli studiosi di media aspettassero un concetto che potesse esprimere in modo compiuto questa eterogeneità. I media non sono la loro tecnica, non sono i registi cinematografici, non sono i loro spettatori, non sono la loro forma tecnica, non sono le norme che li vincolano, ma sono insieme tutte queste cose. E il processo di causa-effetto si
rincorre continuamente, essendo assegnato di volta il ruolo di causa ed effetto, viene scambiato tra questi fattori in un modo continuamente nuovo. Vi rubo solo un minuto per farvi un esempio banalissimo. Noi non ci accorgiamo di questa cosa nella vita comune perché continuiamo a chiamare i media con la loro prima definizione. Prendete il caso della televisione. Qui c'è molta gente che, come me, ricorda la prima televisione. La televisione oggi non ha più niente a che vedere, è un'altra cosa. C'era un canale istituzionale e pubblico, pensato come un canale pedagogico, una specie di scuola a domicilio. Era in bianco e nero, aveva un palinsesto bloccato perché rispettava i tempi della vita, cioè era pensato come uno strumento parziale, non di copertura totale delle 24 ore, aveva degli appuntamenti fissi. Non c'è più niente di tutto ciò, ma niente. Continuiamo a chiamarla televisione per comodità, e questo ci impedisce di cogliere la natura di complessità del mutamento, che, ripeto, non è fatto solo di tecnologia, ma di soggettività, norme, istituzioni, soggetti, eccetera. Quindi, grande successo, la faccio breve, del concetto foucaultiano del dispositivo negli studi sui media. Però con qualche, diciamo, con qualche problema di lettura. Diciamo, uno delle principali bisticci che succede è l'applicazione letterale di alcune analisi foucaultiane. Faccio l'esempio canonico, che è il panopticon. Allora, se io prendo l'analisi del panopticon e la applico dappertutto, trovo sempre il panopticon. Vedo panopticon dappertutto. E invece che cosa fa nella sua analisi del panopticon Foucault? Soprattutto in quella contenuta nei corsi al college. Dice: il panopticon da cosa è fatto? Da due tecnologie, quella architettonica e la scrittura. Il potere disciplinare è fatto dalla scrittura. La scrittura delle norme, la scrittura che verbalizza il comportamento quotidiano dei reclusi, è fatto da alcuni soggetti. Chi sono i soggetti? E qui Foucault dice una cosa pazzesca sul panopticon. Dice: i soggetti sono i reclusi e poi ci sono i vigilanti. Ma i vigilanti chi sono? Dice: i secondini. Nell'originale idea di Bentham, ricorda Foucault, qualunque cittadino poteva scegliere di andare a fare vigilante. Qualunque cittadino. E infatti, un meccanismo di controllo non è un meccanismo di controllo verticale, questa è l'altra grande trovata, ma è anche un meccanismo di controllo orizzontale. Poi farò un esempio molto semplice. E infine ci sono delle norme. Le norme per cui si entra e si esce, le norme che vanno applicate quando si è dentro. Allora, quando si fa un'analisi applicando il concetto, l'analisi che Foucault ha fatto del panopticon, non bisogna leggere panopticon dappertutto, ma applicare lo stesso meccanismo. E quello è il gioco, passiamola così, non è proprio un gioco, che vi propongo di fare applicando l'analisi foucaultiana del panopticon ai social media. Per comodità lo farò con Facebook. Qual è la tecnologia? La tecnologia, evidentemente, sono gli algoritmi delle piattaforme. Adesso io non voglio entrare in tecnicalità che possono annoiare, eccetera. Cos'è l'algoritmo della piattaforma? Vuole dire che quando noi interagiamo con una piattaforma, seminiamo informazioni su di noi. Apro una parentesi: una delle cose più belle che dice Foucault è che questa storia del diritto all'espressione è una delle grandi mascherature del potere, no? Tanto è vero che nella confessione chi ha il potere? Chi ascolta. E che tace. E che tace. E la piattaforma tace.
l'algoritmo tace. Noi parliamo con gli altri attraverso Facebook, ma seminiamo informazioni su di noi continuamente. Queste informazioni vengono processate da un algoritmo che elabora dei profili in cui noi entriamo più o meno, si chiamano persone nel senso credo etimologico di maschere. Questi profili servono a che cosa? A esercitare un controllo, non nel senso di una riduzione della tua attività, ma di un orientamento della tua attività. Come sappiamo, quello che ci hanno raccontato è che alcune decine di milioni di persone sono state utilizzate per elaborare dei profili che sono stati orientati per ottenere determinati risultati politici. Anche qui, non necessariamente quelli lì, poi vi dirò, anzi ve la dico subito, Salvatore Natoli ha parlato di eterogenesi dei fini, mai c'è stata definizione più perfetta di questa. Perché? Da dove vengono le grandi fake news che hanno parzialmente orientato le elezioni americane? Mi attengo alle elezioni americane per comodità. Vengono per la maggior parte dall'area della ex Jugoslavia. Moltissime vengono dalla zona macedone. Da chi sono fatte? Da un gruppo di giovani che ha trovato modo di guadagnare col traffico, cioè ogni volta che tu produci una notizia e questa notizia viene vista molte volte, tu guadagni. Io sto semplificando, ma è così. Queste persone sono state intervistate, studiate, cosa hanno fatto? C'erano le elezioni americane, grande occasione per creare notizie, e hanno cominciato creando notizie false su Trump. Per quanto possa sembrare incredibile, perché cioè, io ho l'impressione che Trump sia uno a cui puoi attribuire qualunque cosa ed essere credibile, ma nonostante questo la maggior parte dei potenziali elettori americani orientati nell'area democratica che potevano essere interessati a condividere queste notizie non lo facevano, semplicemente perché non ci credevano. Questi giovani baldanzosi dicono: ah, perbacco, non funziona, non produciamo traffico. Ma se provassimo a cambiare e a produrre fake news su Hillary, e l'operazione funziona. Loro fanno un sacco di soldi, le fake news su Hillary sono credute molto più facilmente da persone, soprattutto in alcune aree del paese, meno colte, meno abituate ai social media, eccetera. Questo è. Allora, non c'è il grande vecchio che orienta, c'è un'eterogenesi dei fini. Questi ragazzi volevano davvero far vincere Trump, non necessariamente, ma la macchina produce questo effetto. Quali sono le ragioni? Perché noi affidiamo, non so se ve lo chiedete qualche volta, perché noi affidiamo così tante informazioni su di noi ai social media? Perché ci sono persone che condividono i propri dati medici, i propri dati sulla propria salute, la pressione, la compatibilità sanguigna, con platee, il DNA, con platee di altre persone attraverso piattaforme che possono rivendere. Quando si fa questa domanda Foucault a proposito del potere disciplinare, risponde: perché in fondo, da una spiegazione in fondo di tipo hobbesiano, no? Perché in fin dei conti il potere disciplinare mi toglie, ma mi dà anche molto, mi dà la sicurezza, mi dà l'illusione di una società ordinata, contro la grande, ricordate come si apre, sorvegliare e punire, con quel terribile supplizio del potere di sovranità. La manifestazione del potere. Il potere disciplinare sembra più innocuo, più tutto sommato. Io ho chiamato il mio libro Il potere socievole, tutto sommato amichevole finché non. Ecco, allora
Il motivo è la sicurezza. E noi perché affidiamo i nostri dati? Ecco, questo è il punto su cui c'è, secondo me, il dibattito più interessante. Perché lo facciamo? Io do questa interpretazione perché in realtà le piattaforme ci ripagano del nostro progressivo impoverimento. Le piattaforme sostituiscono il bene socialità, socievolezza, alla nostra solitudine e al nostro impoverimento economico. C'è sempre uno scambio, ma non è quello di cui parla Foucault a proposito del potere disciplinare, è un altro livello, il dispositivo è cambiato, si è modificato. Quali sono le norme? Allora, appunto, per Foucault è molto chiaro, sono le norme della reclusione. Per noi sono ancora le norme della reclusione? O sono le norme della progressiva sostituzione del consumatore al cittadino? C'è una legge americana che mi è arrivata come una fucilata, ho ricostruito un po' questa storia che Foucault avrebbe, credo, molto apprezzato. Allora, sapete che gli americani hanno una fortissima legge antitrust, che è fondata sull'idea che se c'è concentrazione economica non c'è democrazia. Ultimamente questa legge non funziona più tanto, viene applicata sempre meno. Perché c'è stata una sentenza incredibile che dice che non c'è trust se c'è beneficio per il consumatore. Rifletteteci un momento, che tipo di beneficio? Sostanzialmente economico. Come è andato a difendersi Zuckerberg? Ha detto: Facebook comunque resterà gratuita. Resterà gratuita, questa è la difesa, ma non è una difesa formale, bizzarra, no. Sta dicendo: posso anche avere il monopolio dei vostri dati, ma io non vi faccio pagare niente. Perché è una risposta a quella legge, l'unica che norma le grandi piattaforme in America, che è l'antitrust, che ormai non funziona più. Vuol dire cambiare la logica della democrazia americana, che è sempre stato un balance, un equilibrio fra il diritto economico e il diritto civile. No, non so se mi passate questa semplificazione. Allora, vedete che questo meccanismo del dispositivo è terribilmente potente ancora. È terribilmente potente in un'area come quella dei media, che per gli studiosi che se ne sono occupati hanno sempre presentato un'eterogeneità, se mi passate il termine, dei materiali, compreso il materiale umano. E risponde quindi a questa esigenza di costruire delle analisi, cioè un grande strumento metodologico, a costruire delle analisi che da un lato rifiutano il determinismo tecnologico, rifiutano di dire che se vengono inventati i robot la nostra vita cambierà necessariamente in una direzione, per esempio. Se viene inventata l'intelligenza artificiale si andrà necessariamente in quel punto. E ci ricordano, attraverso delle analisi storiche, ma anche delle analisi prospettiche, e anche qui sono d'accordo con Natoli, ma io penso che in realtà questo in Foucault ci fosse profondamente. È strano perché Foucault viene letto, sto chiudendo, Foucault viene letto spesso come un surrogato del determinismo, soprattutto molti dei suoi critici. Se devo semplificare la critica che viene fatta a Foucault anche dagli studiosi americani sul potere, dice: il problema del potere di Foucault è che non si capisce che cos'è. È una cosa così complicata che alla fine sfugge a qualunque analisi, invece, e soprattutto lui vede potere dappertutto. È vero, c'è il potere dappertutto, ma... Allora finisco con questo esempio. C'è un blog foucaultiano, americano, che racconta delle storielle per spiegare Foucault. E la storiella, che io cito sempre ai miei studenti, l'ho anche pubblicata ai miei libri, è questa: ci sono un omino e una donnina, di quelli schematici, con la... e
e viene immaginato come capitolo di un manuale. Usi moderatamente disonesti di Facebook. Capitolo 6. Studia sempre i gruppi musicali preferiti da una donna prima di incontrarla. Allora si vedono questi due che si incontrano e lui dice e lei dice: quali sono le tue band preferite? E lui dice: Regina Spector and the Polyphonic Spree. Me lo ricordo che sono bizzarri. E lei dice: oh mio Dio, anche i miei. Per forza, lei l'ha pubblicato e lui l'ha letto, e siccome siamo in America, nel paese di Tinder eccetera, dice: naturalmente dobbiamo fare sesso. E lui le risponde: va bene, la mia posizione preferita è la carriola. E lei dice: incredibile, anche la mia. E allora, che cosa succede in questo qui che sembra una barzelletta? Che il potere di controllo non è solo esercitato dalla piattaforma su di noi, ma anche dall'uno sull'altro. L'uso che viene fatto dagli stalker delle piattaforme è incredibile. Le cose che puoi sapere, a cui noi qualche volta ci consegniamo, sono incredibili. Allora, è vero che potenzialmente il potere è dappertutto, perché la scoperta poi è che il potere è relazionale, non è una qualità intrinseca della persona. Ma se è vero che questa complessità è data, la resistenza cambia il sistema, la resistenza cambia il dispositivo. E in realtà il paradosso è che da un lato il dispositivo è ovunque, ma dall'altro i suoi punti di debolezza sono infiniti. La sua potenza ma è ispirato. La potenza si rovescia nella debolezza dei punti. Quando Foucault dice: non ha importanza, c'è un brano che mi ha sempre colpito, non ha importanza chiedersi perché una persona resiste, non deve essere per forza una questione morale, non deve essere per forza una questione morale. Alcuni resistono perché non possono farne a meno, è una questione fisica, a un certo punto si ribellano perché non ce la fanno più, è una questione di reazione vitale, ma quello che conta è che la resistenza sia operata, e questo può generare dei cambiamenti. Io credo che questo sia l'elemento più stupefacente che ci serve anche, e chiudo davvero, per definire i media. Cioè, spesso le grandi svolte dei media sono le più inattese, sono quelle per cui improvvisamente in un mainstream fatto di si apre una voce, si apre un nuovo modo di fruire i media, si apre un'attenzione che rompe con tutto quello che precede questo momento di sensibilità. Questi momenti di sensibilità instaurano un nuovo regime di discorso, mi viene da dire, dei media. E questo mi sembra il portato di Foucault. Grazie. Grazie Fausto. Incrociando le cose che dicevi con quelle che diceva prima Salvatore Natoli, mi veniva da pensare come in realtà queste pulsioni, questi circuiti emozionali costruiti dalle forze del dispositivo, noi in realtà dobbiamo prendere molto sul serio, cioè perché non basta liquidarle dicendo: beh, in qualche modo ce ne possiamo liberare. Dobbiamo prendere, per esempio, quando tu parlavi della socievolezza, mi viene in mente il grande tema dell'ansia. Cioè, oggi è vero che i social media vengono incontro ad una grande ansia sociale, ma questa ansia è un'ansia costruita, indubbiamente, in larga parte costruita. Tu che hai lavorato sull'iconografia delle migrazioni, appunto, sai quanto ansiogene sia, ne parlavi anche prima, no? Certo, sono belle, ma sono ansiose, no? Noi siamo tutti, insomma, spettatori di naufragi, di
E indubbiamente il sistema poi offre dei rimedi a quest'ansia. Cioè, io voglio dire, se non prendiamo sul serio, ecco, questi circuiti emozionali, questi percorsi che hanno dietro degli investimenti di capitali immensi, il rapporto tra i soldi e il dispositivo forse andrebbero in qualche modo approfonditi, perché i dispositivi chiedono qualche volta tanti soldi. Ebbene, se non li prendiamo sul serio sarà difficile che ce ne riusciamo, che riusciamo a liberarci. Io però a questo punto mi taccio, aprirei un ragionevolmente contenuto, temporalmente contenuto dibattito che il dispositivo ideato dalla Casa della Cultura però ci consente, ci permette. Sì, dunque c'è il sì, vuole domande brevi, risposte puntuali. Queste sono le regole del gioco. Lui propone per disattivare il dispositivo, si ispira a quella degli stoici o a che cosa? Sì, raccogliamo un po' di domande, sì, ottimo. Sì, a gruppi di tre va bene, sì. Mi scuso perché questa domanda mi è venuta a metà della sua conferenza, professor Natoli, e avrei bisogno di pensarci perché non ho le idee molto chiare, quindi spero che la formulazione sia comprensibile, se no me ne scuso. Che cosa, cioè questa domanda ha a che fare un po' con le obiezioni che venivano fatte in passato allo scetticismo o allo storicismo, insomma. Che cosa ha permesso a Foucault di capire o di smascherare o di prendere coscienza del dispositivo? Se il dispositivo è un qualcosa al cui interno siamo un po' delle rotelline, cioè ad esempio nell'esempio che ha fatto lei sul manicomio, è quando la follia viene definita come una malattia che si mette in crisi le precedenti, quindi quando siamo fuori, quando un dispositivo crolla, allora quello dopo capisce che quello di prima non andava bene. Però Foucault in un certo senso smaschera tutti, cioè dice tutti i dispositivi sono qua, quindi la mia domanda era questa: lui si pone al di fuori di qualunque dispositivo per cui lui può vedere davanti subspecie eternitas tutti i dispositivi come sono e quindi capire la struttura e il loro funzionamento, oppure lui ritiene di far parte di un dispositivo particolare che è l'università francese che ha il privilegio di poter capire, illuminare tutti gli altri dispositivi? Non so se sono stato chiaro. Sì. Una terza domanda. Al professor Natali, dato che ad un certo momento ha parlato di corporeità, volevo chiedere, secondo l'analisi di Foucault di se stesso, natolizzato o di Natoli, come si pone il concetto di corporeità rispetto al corpo, alla mente, all'anima e alla psiche? Quello che voglio sapere, secondo Foucault, secondo lei, mente, anima e psiche sono la stessa cosa o sono cose diverse, e in che tipo di rapporto stanno, e la corporeità che cos'è rispetto al corpo e rispetto a queste tre cose? E poi per ultimo, le emozioni o le qualità, direi emozionali, di cui ha parlato il professor Colombo, socialità, socievolezza, appartengono alla mente o appartengono all'anima? Grazie. Bene, direi puoi rispondere tu e poi magari una battuta di Fausto su questa questione, sì, della emozionalità. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, diciamo che a un certo momento
nella evoluzione del suo pensiero. Foucault giunge a un punto di inversione. Cioè, la prima parte è molto centrata sui dispositivi, sui dispositivi di normalizzazione della società. Chi è normale, chi non è normale, cioè quelle bellissime lezioni sugli anormali, e questo è molto importante per la, per quanto dirò alla seconda domanda. E a un certo momento c'è una singolare curvatura che lo porta a, al problema della soggettivazione, cioè la verità su di sé. Cioè lui si è reso conto che sostanzialmente i soggetti venivano performati sempre da dispositivi. Ora, non è che non ci sia un dispositivo dell'osservazione su di sé, ma riprendendo quello che dico io, il dispositivo dell'osservazione su di sé è dato appunto da una capacità di sottrazione, cioè dire non di contenimento del desiderio, e qui a lui interessavano moltissimo le scuole antiche, ma non solo gli stoici, molto gli stoici, ma anche gli epicurei, che per molti aspetti si somigliano. C'è un dispositivo dell'autoosservazione ed è il peso del proprio desiderio. Questo c'entra molto con le emozioni. C'era un, per farlo capire, vista la brevità, perché il discorso ci porterebbe lontano, lui portava come esempio un esercizio degli epicurei, da cui a me è venuta l'idea di sottrazione o di ascesi, che è molto differente dalla rinuncia che troviamo nel cristianesimo, che ha anche un gioco di conoscenza di sé molto grande, ma lasciamo stare. Ma l'esercizio degli epicurei era: io desidero, la dimensione dell'edonè, no? E riprendendo una dottrina che era già presente in Aristotele, nella dottrina del giusto mezzo, lui dice il giusto mezzo è un punto di equilibrio in cui si sa pesare il proprio desiderio, no? Come assecondarlo o no. E il giusto mezzo è tra l'eccesso e il difetto. Nei piaceri del corpo, alimentari, sessuali, eccetera, eccetera, lui dice che si tende a sbagliare per eccesso. E si tende a sbagliare per eccesso perché? Perché nel piacere c'è la soddisfazione. Perché mai dovrei fermarmi se sono soddisfatto? E qui si introduce il tema della morte. Nell'azione coraggiosa, dice Aristotele, normalmente si tende alla codardia. Perché se ti si presenta un pericolo, tu fuggi, anche se sarebbe necessario affrontarlo. Quindi laddove la morte ti appare, tu ti ritiri. Laddove senti piacere, assecondi. Quindi in ciò che dà piacere, e quindi per riportare al discorso di prima, il modo in cui il soggetto ti include nel tuo meccanismo, vuoi nella forma del godimento, vuoi nella forma del denaro, no? Allora, dato che c'è questo, tu te ne accorgi quando la morte arriva alla fine, quando ormai sei disfatto. Devi accorgertene prima. E allora l'esercizio degli epicurei era di diminuire ogni giorno ciò che dava piacere, tutti i tipi di piacere, per arrivare a cogliere quel punto di differenza ove
non se ne poteva fare più a meno. Cioè il punto in cui riducendo produceva un deficit di te, un indebolimento. Era un esercizio per rilanciare poi il piacere, ma sulla base del discernimento tra il necessario e il sovrappiù. Ecco, la sottrazione è questo dispositivo, perché è un esercizio, non è che lo fai una volta tanto, no? Allora questa capacità di sottrarre, prendere distanza, giudicare, valutare e poiché mettere tra parentesi, no? Questa è la mossa che si può fare per immettere in un meccanismo divorante elementi critici di scissione. Si tratta di vedere a questo punto se questi elementi possono nascere dentro lo stesso meccanismo o dispositivo oppure da dispositivi esterni. In ogni caso c'è il punto di frattura. Il soggetto, allora, quando Foucault dice andiamo a studiare come il soggetto nasce in quanto capacità di resistenza, e il tipo di risposta, e allora il discorso dice ma questo è sempre esistito. Ecco, la cosa importante è questa, non è che lo scopriamo noi adesso io lo metto a fuoco, ma guardate che gli antichi già questo problema lo avevano. Cioè, non partiamo da zero, no? Questo è il primo punto. E quindi la dimensione del desiderio, anche questa, l'economia libidinale, no? Perché bisogna fare, lì c'è il discorso di Guattari, l'antiedipo, e lui rispetto all'antiedipo capisce che il meccanismo è quello, ma dice ma guarda che quello è devastante, no? Perché in questo modo sostanzialmente poi tu, anziché essere libero del tuo desiderio, diventi prigioniero del tuo stesso desiderio. Non solo, ma in questo caso puoi essere, la macchina desiderante può essere perfettamente gestita dagli altri, come ci sono gli influencer, no? Ci sono quelli che, poi è sotto gli occhi, è molto facile vedere come il desiderio sia fortemente gestito, eh? Basta vedere il sistema della moda, il mercato, l'offerta, le proposte dei consumi, ti accordi bene che vogliono mettere in moto la macchina desiderante, no? Tanto è vero che tante cose vengono spesso accantonate, comprate non fruite. Noi abbiamo un elemento, una dimensione elevata di spreco per un surplus di attrazione e una delusione nella pratica. Accanto a questo hai la frustrazione di quelli che non ci arrivano. Ecco qui allora i punti di crisi. Cioè il dispositivo, siccome non è onnipotente, altrimenti ne basterebbe uno per tutto, ma ha quegli elementi, quei punti di differenza. Ecco, una delle ragioni è la novità personale, ma anche della fase storica che è cambiata, eh? Cioè non è che ci è arrivato Foucault da solo, e per vedere perché un dispositivo è un dispositivo, cioè ha la sua storicità, a quel campo lì, per vedere questo, perché quando sei dentro al dispositivo, quella è un'eternità. Chi è dentro non problematizza il dispositivo. Il dispositivo viene problematizzato se sono dei punti critici, cioè c'è quando una disfunzione interna o qualcosa che accade nel cambiamento del mondo, per cui quel dispositivo quantomeno si deve riadattare. Partire dai punti critici. E allora la cosa interessante di Foucault, che da questo punto di vista non era un intellettuale astratto, ma le cose più importanti di Foucault, le indagini più importanti di Foucault sui dispositivi, sono nati da fenomeni di crisi. Cioè, se vogliamo finire, nasce dal fatto che lui segue dettagliatamente la rivolta nelle carceri, sia francesi che statunitensi, e comincia a vedere qual è la figura del criminale, come nasce la figura del criminale, come viene definita la figura del criminale.
probabilmente qualcosa di soggettivo c'era in lui per la sessualità, perché lui era un noto omosessuale, ma ha studiato benissimo la figura del depravato e del perverso, no? Allora anche qui un'esclusione, perché, no? È anormale. E qui sviluppava una tematica che era interessante, che era stata già introdotta da un biologo, l'origine biologica, Kang Yem, il famoso saggio La differenza tra normale e patologico. Non esiste una distinzione assoluta tra il normale e il patologico. Quindi lui è partito dai punti di scissione, dai punti di crisi. In questo senso ci sono eco lontana del marxismo, cioè la crisi del capitalismo. Marx dice: partiamo dalla crisi, poi se ne immagina una universale, ma partiamo dalla crisi, risolviamo il problema delle crisi. Non è un meccanismo eterno, si spezza. Lui in questo discorso diventa molto più spregiudicato di Marx, no? Su tutti i punti di crisi. E allora quello che intendo dire, perché prima no? Il discorso si fa molto complesso, prima anche, perché la grande filosofia che lui ritiene, no, è l'ombra che torna. Hegel passava sempre per i punti di crisi, la dialettica era l'uscita attraverso una crisi. Solo che la pretesa di Hegel, la pretesa poi non riuscì neanche a lui, era di dare continuità ai processi di scissione riportandoli ad unità. Qui dietro Nietzsche ci sono elementi di scissione e di consumazione che non sono recuperabili, cioè sono storie finite, o se sono recuperabili non attraverso la mediazione dialettica, ma attraverso una ripresa del modello ripiantato in un altro campo, per esempio l'etica antica ripresa e ripiantata in un altro campo, no? Perché sostanzialmente Foucault si trova dinanzi a un passaggio storico dove viene meno la concezione evolutivo progressista della società. I totalitarismi, Auschwitz, ci sono state troppe cose che hanno mostrato che sostanzialmente la storia non ha un processo così naturale verso la liberazione. Quanto all'ultima, è una domanda programma per il rapporto tra mente, corpo e psiche. Io direi che sostanzialmente la differenza tra mente e corpo, usando un'immagine foucaultiana, è una differenza di postura, cioè non c'è differenza tra corpo e mente, per il semplice fatto, per usare un'espressione di Spinoza, che cos'è la mente? È l'idea del proprio corpo e dei suoi movimenti. La mente è quella modalità attraverso oggi cui molto di moda, molto giunge a rappresentazione, il proprio corpo e i propri movimenti. E in questo senso la rappresentazione è un fatto corporeo, ma in quanto rappresentazione include ciò da cui è mossa. Per quanto riguarda lo spirito, questo lo aggiorniamo perché ha delle implicazioni. Mentre la psiche è riducibile alla mente come rappresentazione del proprio corpo e dei propri movimenti, e poi diremmo non di tutti i propri movimenti, e quindi c'entra l'inconscio, per quanto riguarda lo spirito, lì si dovrebbe introdurre già freudianamente un'idea di trasformazione intenzionale. Ecco, la metto, come diceva Freud, quando parlava del giudaismo, no? Di Mosè, dell'ascesi, no? Il modello suo, per quanto fosse ebreo, era la grecità, perché nella grecità c'era il perfetto equilibrio tra il corpo e la mente, tra il desiderio e la libertà. Grande
collezionisti. Erano gli uomini liberi perché avevano trovato sostanzialmente l'equilibrio di tutta la dimensione fisica e mentale, no? La bellezza greca. Quindi quello era l'ideale. Ma poi la situazione si è squilibrata. E allora, tra uno squilibrio dove c'è il predominio della carne e la perdita dello spirito, se c'è uno squilibrio, io scelgo la parte migliore, la perfezione dell'anima. E allora il giudaismo mi viene meglio della volgarità pagana. Ecco, il cammino del perfezionamento dello spirito. Lo spirito come il movimento del proprio autoperfezionamento, ma questo ci porterebbe lontano. No, no, non può, non può, perché siamo veramente. Ne parliamo l'altra volta. Però possiamo. Sì. Sì, sì. In poche parole. L'aggettivo del corpo è corporeo. Se si tenta di sostantivare il corporeo, uno potrebbe dire corporeità. D'accordo. Il concetto di corporeità non è la sostantivazione dell'aggettivo corporeo, quindi non si riesce a spiegare bene il concetto di corporeità. No, la corporeità è un fatto linguistico, cioè l'astrazione, ma la definizione migliore è cos'è la mente e l'idea del proprio corpo, con tutti i suoi movimenti. E proprio su questo che ci riporta alle emozioni, volevo dare la parola per una battuta finale a Fausto Colombo. Storpio una citazione foucaultiana a proposito, per spiegare la differenza fra potere di sovranità e potere disciplinare. Foucault a un certo punto, la stavo cercando letterale ma non la trovo, dice una cosa di questo tipo, dice: col potere disciplinare in realtà il corpo, i comportamenti del corpo vengono guidati da una serie di regole, no? Nel potere disciplinare le regole condizionano, cioè tu non punisci dei comportamenti ma li previeni e li coordini. E usa questa metafora, secondo me bellissima, dice il contrario dell'orfismo, cioè non è l'anima prigioniera del corpo ma è il corpo prigioniero dell'anima. Ed è una bellissima metafora, io la aggiornerei in questo modo: in realtà il sistema di norme dei dispositivi contemporanei, mediatici contemporanei, cioè le grandi piattaforme, il controllo del web, dei social media eccetera, non mettono delle forme comportamentali ma dei desideri e delle emozioni, cioè quello che, di cui noi cerchiamo di nutrirci e ci nutriamo attraverso la moneta con cui siamo pagati, è una moneta di tipo emozionale, è una moneta di tipo desiderante ed è una di tipo quindi non cerchiamo un controllo, diciamo, o una comprensione. Tu lo dici molto bene nel tuo libro sull'epoca postmediale: noi cerchiamo qualche cosa che non è un contenuto ma una sensazione, mi si passi il termine, e questa sensazione è legata a un principio di piacere, quindi vale il discorso che faceva Anatoli prima. Mi fermerei qui. Ringraziamo veramente entrambi i nostri ospiti. Mi scuso, ci sarebbero ancora tantissime domande, io stesse ne avrei, ma dobbiamo tenercele per altre occasioni. La prossima settimana ci vediamo con Elio Franzini, ci saremo anche io e Roberto Diodato, e chiuderemo così questo ciclo, sperando poi di poter rilanciare più avanti con l'incontro perduto sui dispositivi artistici e letterari. Grazie.